Buongiorno carissimo Vescovo, sono qua anche io per insomma, farle anche una domanda per questa sua visita qui pastorale, per avere comunque una sua riflessione in riguardo. Non crede che il sacerdote debba essere in prima linea con gli ultimi, con i deboli, con quelli che comunque hanno più problemi, che hanno più difficoltà? Mi chiedo, ma sappiamo veramente prenderci cura dell'altro? Noi laici dobbiamo essere e vogliamo vedere una chiesa viva, vera. Che fare? Il discorso della missione della Chiesa oggi è quella di intercettare tutte le domande di senso che vengono dalla persona, anche quelle che a primo acchito, soprattutto a certi ben pensanti, possono sembrare domande fuori luogo, perché cosa può domandare a me un omosessuale che vuol vivere con un altro omosessuale? Si dice, ma questa è una scelta di peccato, noi non abbiamo niente da dire e niente da discutere. Dobbiamo distinguere l'aspetto etico-morale della coscienza con il quale ognuno deve fare i conti, perché ognuno fa peccato, io faccio peccato per conto mio, non faccio peccato per conto terzi, e chi pecca, pecca per conto suo, non pecca per conto mio. Noi annunciamo la verità, noi annunciamo i valori, noi li testimoniamo, poi ognuno liberamente, perché è Dio che ci ha creati liberi e ci rispetta nella nostra libertà anche morale, ognuno fa le sue scelte, ma come persone noi dobbiamo tutelare la dignità, i diritti e i doveri delle persone senza scandalizzarci di nulla. Annunciamo e testimoniamo la verità con la nostra vita e le nostre opere, il resto è con le nostre parole, il resto lo affidiamo alla responsabilità degli altri, ma mai costruire muri, mai abbattere ponti, sempre costruire luoghi di dialogo. Secondo lei, la donna, oltre appunto ad avere quella figura rispettosa di madre e di moglie, può continuare a svolgere un ruolo, quello che è appunto significativo, quale sindaco, quale qualsiasi mestiere del mondo? E quindi, come dire, cioè evitare appunto che sia discriminata da questo? Ma guai se noi continuiamo ad accettare una visione delle persone, della società, nella quale le diversità debbano essere qualitativamente discriminanti. Diciamo che oggi la sensibilità ci fa insorgere. Forse qualche anno fa l'espressione infelice adottata nei confronti di una possibile candidata sindaco a Roma non avrebbe fatto notizia, non avrebbe scandalizzato nessuno. Oggi, se oggi suscita un dibattito, non solo all'interno dell'universo femminile, ma anche all'interno di un mondo maschile che è sempre meno arroccato su posizioni di tipo maschilista, anche se una certa cultura maschilista, soprattutto dalle nostre parti, fa fatica ad essere vinta, però sono fenomeni che incidono sulle mentalità e sui costumi e hanno bisogno di tempi lunghi per affermarsi. Ma il fatto che espressioni anche abbastanza banali abbiano suscitato una reazione indignata o una reazione di rifiuto di un qualcosa che fino a qualche tempo fa poteva essere scontata, mi sembra un segnale positivo, così come mi sembra che dal punto di vista culturale debba cambiare molto nel mondo del lavoro il fatto che le donne, per il fatto che diventano madri, siano guardate con sospetto nell'assunzione verso posti di lavoro che hanno una certa definitività. Eccellenza, benvenuto a Pantelleria. Lei è da 9 anni nel suo ministero episcopale nella diocesi di Mazara, ha visitato diverse volte quest'isola. Questa visita prende un taglio diverso, è una visita pastorale che rientra tra i comuni che lei ha visitato. Può farci una sintesi di quello che è emerso e quali sono le problematiche pastorali e culturali che necessitano di primaria attenzione da parte dei sacerdoti e di noi fedeli? Ma il senso della visita pastorale è quello di avere un po' appunto il quadro riassuntivo di una comunità e di seguirne il percorso.
Io in questi anni ho cercato di conoscere il territorio, di conoscere le persone, di conoscere le diverse emergenze, sia di carattere religioso che di carattere etico e anche sociale. Evidentemente stando nel mio proprio, perché il vescovo è vescovo, non è né un sindacalista, né un uomo di cultura, né un politico. I risultati di questa visita, intanto ho avuto la possibilità di vedere che c'è una popolazione adolescenziale abbastanza ricca e vivace, che richiede un accompagnamento molto puntuale ed attento, perché il rischio, soprattutto sul piano educativo, e nel versante ecclesiastico e nel versante scolastico, è che manchi di figure di riferimento che abbiano una certa continuità di presenza. E questo è un discorso che può riguardare me per quanto concerne le figure dei sacerdoti, con le difficoltà che comporta il mandare presbiteri in quest'isola. Un altro elemento critico è quello che riguarda la questione lavoro. Ovviamente l'isola oggi non ha lo splendore turistico che aveva qualche anno fa, per cui la stagione turistica non riesce a rispondere a tutto il fabbisogno economico della popolazione, e questo crea evidentemente delle fughe da parte dei ragazzi, forse, ma sarebbe offensivo però affermarlo in maniera così categorica, forse delle intelligenze magari migliori che cercano altrove una realizzazione piena di sé. Bisognerebbe offrire nell'isola quelle prospettive che l'isola può determinare, e cioè un fatto di cultura di eccellenza, un fatto turistico rilevante ma bene organizzato, è un fatto culturale che attenga ai beni culturali che nell'isola non sono così sparuti, dai reperti archeologici alla considerazione dell'Acropoli, ai Sesi. Cioè, qui c'è gente che arriva e non sa neanche che cosa viene a trovare. Cioè, il prodotto Pantelleria dovrebbe essere meglio propagandato e venduto in termini, in senso positivo, questo venduto, perché la gente non venga qui soltanto per il passito, per il mare, ma venga anche qui per vedere ciò che di rilevante l'isola offre, e anche per potersi confrontare con prodotti che altrove non sono rilevabili. Lei si è distinto sempre per l'impegno per l'attenzione agli immigrati e anche l'impegno col discorso del Mare Nostrum. E può dirci quali sono appunto gli obiettivi in questo periodo suoi nel futuro, e se Pantelleria può diventare un centro interculturale e un centro interreligioso, facendo anche da un gemellaggio con la chiesa vicina di Tunisi? Ma qualche prospettiva in questo senso si sta aprendo con ogni probabilità. Abbiamo qualche progetto ambizioso, però siamo ancora nella fase di studio, come dire, di incubazione. Ma il nostro intendimento sarebbe esattamente questo, quello di valorizzare la centralità mediterranea di Pantelleria per farla diventare testa di ponte tra l'Europa, quindi non solo l'Italia, tra l'Europa intera, quindi la propaggine più esposta e allungata nel Mediterraneo, e il Nord Africa, con la vicina chiesa di Tunisi, o meglio con le chiese del Maghreb, con le quali noi intratteniamo rapporti regolari. Nei primi di aprile io parteciperò alla riunione dei vescovi della Conferenza Episcopale del Nord Africa in Marocco, proprio in questo riavviato dialogo tra loro e noi, perché la pace del Mediterraneo sarà la pace del mondo. La guerra o la divisione permanente nel Mediterraneo non può che essere la divisione permanente per tutto il mondo, per l'universo. Non è un'idea mia, era un'idea di Giorgio Lapira, che io ho sposato in pieno e nella quale credo profondamente. Se ci adoperiamo tutti in questo senso, credo che daremo un ottimo contributo alla causa della pace in un momento in cui essa è messa in discussione in vari posti e in vari modi.